se insisto forse quest'altro si sposterà. Dalla seconda testata, più forte, si fa male, tanto l'albero non si sposta. Poi prende ancora una rincorsa più forte, dall'altra testata, che succede? Che muore, sì, perché l'albero non si sposta. Che ci va a capire questo del che non è stato fatto certo come non stava diverso? Ha sbattuto sempre sulle stesse cose e non le cose non l'hanno fatto cambiare. E si spinge questa è una parabola della sensibilità per spiegare la genitività di uno. E invece significa una cosa molto importante, perché se Gesù è venuto su questa terra e ci ha parlato, ci ha detto in tutti i modi, ci ha spiegato tutte le cose come sono eccetera, se voi vedete bene, voi vedete anche il Padre, perché lo dimostro, perché fa tante opere, ha fatto tanti piani, non solo, ma è anche risolto. E ha passato i suoi discepoli nella risurrezione ha detto poi da oggi chiunque crede in me non muore più. Ma chi non crede è come un mondo di aver detto se la governo di una storia avete sentito il cogliere accogliere il regno dei nostri fratelli e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, oh Dio, dona al mondo ogni bene. Per Cristo, per Cristo in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, di onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire. Amen. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.